Benvenuto a questo nuovo tutorial esclusivo per te in questo calendario dell'avvento. Vediamo insieme di che cosa si tratta. Te la ricordi, Sogni sul ghiaccio, l'ultimo tutorial che abbiamo realizzato insieme? Ebbene, se non te lo ricordi oppure te lo sei perso, ti lascio qui il collegamento. Vallo a vedere e realizza la pigottina. Ma noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo voluto creare un accessorio per questa pigottina che è una slitta, slitta che va benissimo anche per tutte le bambole della collezione, quindi un accessorio che potete declinare in tanti modi. Cosa facciamo? Spostiamo un attimo la nostra pigottina e ve la faccio vedere per bene, così vi ho fatto anche il suo pezzettino di cordina per poter scendere e stare in sicurezza. Come la realizziamo? Vediamo insieme come si realizza. Occorrente per realizzare la nostra slitta. Usiamo il feltro, feltro fango e feltro panna, che misurano 35 cm x 8. Sono tre pezzi uguali di 35 per 8. Poi ho preparato un pezzettino di fettuccina di circa 30 cm, due pezzi di fil di ferro brunito di circa 40-45 cm. Tre stelline, le trovate anche nei video tutorial gratuiti, io vi ho messo tutte le impronte delle stelline, una un pochino più grande e un cerchiolino di circa 5-5,5 di diametro, un po' di fettuccia tubolare, è tutto quello che ci occorre. Ma incominciamo a vedere come assemblare la nostra slitta. Allora, come prima cosa io vado a inserire questi due ferri esattamente in questa posizione, però prima di farlo gli preparo già i ricciolini unendo le due punte e arricciando le due puntine contemporaneamente. Questo mi aiuta a farle il più simile possibile. Ok, così. Poi ovviamente dove ci sono delle piegature un po' così le andiamo ad aggiustare, però più o meno devono avere la stessa impronta. Ok. Facciamo in modo che questo faccia così, poi ho sempre pronta la tenaglia e taglio quello che è in abbondanza. Allora, cerchiamo sempre di raddrizzare il più possibile il nostro fil di ferro. Poi, come prima cosa, andiamo a incollarlo sopra al nostro pezzettino rettangolare, che ricorda è di 35 cm per 8 cm di profondità. Uno. E lo metto così, ok, cerco di farlo stare più fermo possibile, poi tanto dopo quando noi andremo a mettere anche i vari strati si fermerà e starà fermo e facciamo anche il segno per il secondo, questo ci aiuterà a semplicemente a poter fare la piegatura della parte davanti della slitta in modo un pochino più uniforme, ok. Sempre per non scottarmi, mi aiuto con la puntina. Allora, per il momento non insisto più di tanto, faccio in modo che si fermino così le puntine stanno ferme. Dopodiché devo andare a inserire l'altro strato. Quello panna è in mezzo ai due. Dobbiamo creare uno spessore. Quindi andrò a mettere un po' di colla direttamente qui dove c'è il filo di ferro, così, e poi un altro po' in questo caso così. E anche sul bordo da una parte all'altra. Poi andremo a fare, magari riusciremo con la colla andare a chiudere eventualmente dei punti se sono un po' spostati. Ok, esattamente così. E questo strato è fatto. Poi colla e andiamo a inserire anche l'altro strato. Dunque, a questo punto noi dobbiamo fare la piegatura. Se volete un consiglio, cercate, io qua ho questo rotolino di filo dorato, voi potete avere una spagnoletta, un qualcosa di cilindrico, un po' più sodo, anche un mattarello, volendo, e lo utilizzate per fare questa piegatura. Quindi la facciamo in questo modo, così, adesso sfilo questo e vado ad aggiustare un po' il mio giro della slitta. Lo lascio che sia un po' così. Allora, adesso cosa facciamo? Andiamo a fare la rifinitura con la fettuccia tubolare. Come sempre, la lunghezza non ve la do perché comunque è la somma di tutti i lati che abbiamo utilizzato fino adesso. Quindi 35 più 35 più 8 più 8. Quindi vi fate voi la somma. Non sono brava in matematica. Quindi partiamo da circa metà, così, e andiamo a
fare tutto il contorno, lo metto sulla fettuccina, così prende così tutto il nostro pepe. Ah, mi sono scottata. Tutte le volte mi faccio una piccola scottatura, così vuol dire che porta fortuna. Mi sono illusa di questo. Ci rimane che fare le rifiniture, quindi adesso ve la giro un pochino di più. Prendiamo il cerchiolino, la stellina grande e una stellina piccola, quindi incomincio a incollare una stella piccola su quella grande. Ovviamente qui gioco un po' con le due colorazioni e la stellina grande direttamente al centro del nostro cerchiolino e questa è pronta. Poi cosa facciamo? Attacchiamo qui dietro alla stellina il pezzettino di fettuccina. Sarà, abbiamo detto, circa 30 centimetri, insomma, la cordellina che poi metteremo in mano tra le manine della pigottina, così, e facciamo in modo che si attacchino. È ancora fresco, ma noi faremo in modo che si attacchino. Quindi attacco la stellina qui, così, e poi prendo l'altra, la metto così, colla. E la vado ad attaccare qui, così abbiamo attaccato la nostra cordicella. Poi prendo e attacco questa decorazione. Mettiamo sempre tutta la colla, la giro un attimo per vedere dove la sto mettendo. E voilà, l'abbiamo preparata insieme. Ultimo passaggio. Facciamo questa cosina, pieghiamo un po' anche la parte posteriore, quindi io cerco di prendere sempre quei pollici, i due pezzi dove c'è la fine del mio fil di ferro e facciamo questa cosina qua. Così abbiamo realizzato la nostra slitta.